Il Montesilvano per continuare a stupire il San Buceto, per rialzare la china. Semplici e chiare le intenzioni delle squadre che si affrontano al Galileo Speziale per strappare l'intera posta in palio. Mister Antignani riconferma l'11 che ha battuto il Delfino Curi Pescara, ad eccezione di D'Agostino che sostituisce lo squalificato Daca. Dall'altra parte Ronci butta nella mischia Miccichè, Pellecchia, Barro e Bruni per aumentare notevolmente il carico offensivo. Fischia Arnese di Teramo. La prima occasione nasce da una punizione fischiata per fallo su Bassi, molto contestata dai Viola. Ne fa le spese il dirigente Massimo Reale, che viene allontanato dal campo. Dalla battuta si incarica Bassi, che spedisce alto di poco. Al 25esimo in contropiede Miccichè, serve Pellecchia che conclude, ma Marcedula si immola e devia in corner. Marfisi lancia in profondità Miccichè che conclude da posizione impossibile, sfera che soffia vicina al palo. Lo stesso centrocampista si mette poi in proprio e con un tiro deviato chiama Ubertini al super intervento. Nel giro di 60 secondi è Bruni a mettere i brividi ai padroni di casa, prima con un colpo di testa alto da ottima posizione, poi con un raso terra che chiama Ubertini a un nuovo salvataggio. La ripresa si apre con la sostituzione del portiere Dedeo, che lascia il campo a Di Donato. I verde oro ci provano al decimo con Maiorani, sinistro deviato che si spegne di poco alto. Risponde Bruni al 22esimo con una diagonale che non impensierisce Ubertini. Il portiere sarà chiamato in causa al 37esimo per raccogliere la conclusione piuttosto innocua di Bruni. I ritmi nella fase finale calano vistosamente, le occasioni latitano, ma al 93esimo mister Antignani, imbeccato dal neoentrato Buccione, sfiora la rete del colpo grosso mancando l'impatto perfetto col pallone. Finisce così 0-0 con i padroni di casa che si portano a quota 15 in classifica, dando continuità all'ultimo successo e i Viola che tornano a far punti dopo il KO con il Capistrello.